Il laboratorio di Dexter è una delle serie animate più originali e famose, che parla di un ragazzo genio di nome Dexter e dei suoi esperimenti e invenzioni stravaganti. Ci sono 4 stagioni con un totale di 78 episodi, ma c'è anche un film, di cui parleremo più tardi. La mamma e il papà di Dexter si incontrarono quando erano dal dottore. Il papà era un tipo schifosamente puzzolente e lei era disgustata solo nel vederlo, poiché la mamma era germofobica. Il dottore le suggerì che per guarire la sua fobia, lei aveva bisogno di interagire con il tipo puzzolente. Ma la ragazza era ancora titubante. Chissà perché. La vigilia di Capodanno papà cambiò il suo look e la invitò ad una gara di ballo, che non so come vinsero. E si baciarono. Ma ovviamente con il fedele guanto della mamma. Questa situazione spiega il motivo per cui lei non si toglie mai i suoi guanti. Il nostro Dexter nasce all'Ingenious Grove Hospital, portando gioia ai suoi genitori, finché il papà scoprì che Dexter aveva una testa insolitamente grande rispetto al suo corpo. Alla fine i medici hanno condotto degli studi e hanno determinato che la testa grande di Dexter era dovuta al suo geniale intelletto. Questa notizia portò la felicità e l'orgoglio ai suoi genitori. In onore del suo genio, il medico regalò a Dexter degli occhiali e i suoi genitori lo portarono a casa per incontrare sua sorella Didi, che lo tormentava involontariamente. Dexter sviluppò rapidamente le sue capacità, costruendo la sua prima invenzione, ma Didi continuava a disturbare e a distruggere tutte le sue creazioni. Quando il piccolo Dexter compì 7 anni, lui scoprì un posto segreto sotto la sua casa e lo trasformò nel suo laboratorio segreto. Un giorno, Didi si imbatté nella libreria e lei scoprì il laboratorio per la prima volta. Da allora, Didi ha sempre infastidito Dexter nel suo laboratorio. Ora passiamo ai personaggi principali dello show. Didi è la sorella maggiore di Dexter e per tutta la serie viene vista per lo più distruggere il laboratorio del ragazzo, in vari modi. Nonostante l'incredibile stupidità, Didi è una ragazza molto saggia per la sua età e dimostra un buon senso di gran lunga superiore a quello del fratello ed è meno ingenua su argomenti su cui Dexter è completamente ignorante, come quando si tratta di ragazze. Hai una fidanzata! Ciao! Questa è il mio piccoletto stasera. Lei ha anche una grande immaginazione e riesce a dar vita a creature immaginarie ed è anche la cotta di Mandark. Invece, la mamma la si vede per lo più impegnata a tenere pulita la casa. Il fatto di essere una casalinga stereotipata non impedisce che la maggior parte della personalità di Dexter deriva da lei, compresa la sua vena di perfezionismo, l'intelligenza e la passione per la drammatizzazione. Il papà invece ama il golf e la pesca, il tipico papà americano, e ha un'innaturale affinità per i muffin di sua moglie. Di solito fa scherzi infantili alla sua famiglia per divertimento. Poi abbiamo Susan Astronomanoff, oppure chiamato Mandark. Lui è l'antagonista principale della serie ed è il rivale di Dexter, cercando continuamente di distruggere sia Dexter che il suo laboratorio, per dimostrare una volta per tutte di essere il più geniale. Mi perdoni, posso collocarmi in una postazione più prossima alla lavagna per assorbire meglio i suoi insegnamenti, signore? Sì, Dexter, ti leggo nel pensiero, sono più intelligente di te. Sapete che il suo laboratorio è stato distrutto? Ma chi potrebbe essere mai stato? Ovviamente la nostra ingenua e cara Didi. Che si dia al caso, sia anche la cotta del nostro cattivone. Ora cominciamo con gli eventi principali della serie. Ogni giorno, Dexter inventa un dispositivo, mentre Didi cerca di distruggerlo. E dopo che lei l'ha fatto, partono per un'avventura per rimettere le cose a posto. Come la volta in cui Dexter cade vittima di una delle sue stesse invenzioni e manda sua sorella indietro nel tempo per avvertire il suo se stesso del passato, sulle conseguenze. In un episodio, Didi si dimostra anche più intelligente di Dexter, dopo che Dexter stesso ha eseguito un trapianto di cervello per renderla più intelligente. Questo sì che è amore fraterno. Molte avventure accadono fino a quando non viene introdotto un nuovo personaggio, proprio il primo giorno di scuola di Dexter, ossia un nuovo studente di nome Mandark, che si dimostra ancora più intelligente di lui. Dopo la scuola, Mandark rivela di essere a conoscenza del laboratorio segreto di Dexter. Così Dexter gli mostra il suo laboratorio. Ma con sua grande sorpresa, Mandark svela il suo laboratorio, che è molto più grande e innovativo. Diventa chiaro che Mandark è intellettualmente superiore a Dexter. Dexter decide quindi di chiudere il suo laboratorio e di interrompere ogni esperimento. A scuola Mandark si prende tutti i riflettori. Più tardi, Mandark si innamora di Didi e chiede a Dexter di uscire con lei. Quale nome celestiale benedice la sua grazia? Dexter la vede come un'opportunità di vendetta e accetta sapendo che la natura distruttiva di Didi porterà scompiglio nel laboratorio del suo acerrimo nemico. Dexter prepara così una pista di caramelle che porta dalla stanza di Didi alla casa di Mandark.
Ovviamente, nel suo modo maldestro, la ragazza distrugge involontariamente tutto ciò che c'è nel laboratorio, mentre tenta di ballare con Mandark. Dexter osserva lo svolgersi del caos dal suo laboratorio, fiero della sua vendetta. In seguito, Dexter annuncia a scuola la sua partecipazione alla fiera della scienza della città e riceve gli elogi da parte di tutti. Ma Mandark, ancora arrabbiato, ricorda loro come Dexter abbia distrutto il suo laboratorio e manipolato i suoi sentimenti per sua sorella. Dexter e i suoi compagni di classe stanno guardando un documentario sul Monte Rushmore. E non so come, ma salta fuori l'argomento di riportare in vita le statue dei presidenti. Mandark ovviamente ne approfitta per attaccare e distruggere la casa di Dexter, con un'ascia di pietra gigante, che è brandita dalla statua vivente di George Washington, ovviamente controllata dal nostro Susan. Dexter decide quindi di recarsi sul Monte Rushmore per portare in vita la sua statua. Mandark festeggia la sua vittoria, ma Dexter torna con la statua di Abraham Lincoln e i due ragazzi ingaggiano un'epica battaglia con il loro Megazord. Alla fine, le statue decidono di porre fine alla battaglia e se ne vanno a godersi un pasto a base di mattoni, lasciando sia Dexter che Mandark irritati. Successivamente, l'agente Oni Drew contatta Monkey mentre lei e i suoi colleghi stanno andando alla deriva nello spazio ed è qui che scopriamo che la scimmia su cui Dexter fa esperimenti è in realtà un essere super potente. Il comandante ringrazia Monkey per il suo salvataggio, ma Oni Drew spiega che stavano pattugliando il settore 12 quando sono stati sommersi da una flotta di navi da guerra, non identificate. Monkey arriva alla posizione della flotta ed è sorpreso di trovare una stazione spaziale. Il capo di questa struttura si rivela essere una scimmia antropomorfa di nome Simeon. Inizialmente doveva essere la prima scimmia nello spazio, ma la missione finì con un disastro. I raggi gamma lo hanno mutato, dandogli una notevole forza e intelligenza, fino a tal punto di creare materia con il suo pensiero. Ha trascorso quindi 50 anni a costruire la stazione spaziale che abita. Simon cerca di convincere Monkey a passare dalla sua parte, sostenendo che gli esseri umani si limitano ad oziare, mentre lui rischia la pelle per loro. Ora finalmente è giunto il momento in cui potrò vendicarmi degli scimmioni senza pelliccia. Nessun essere umano si è mai dimostrato gentile e affettuoso con te. Dicendo anche che nessuno gli ha mai mostrato la vera gentilezza. Monkey riesce a controbattere dando a Simon una banana che Oni Drew gli aveva dato tempo prima. In questo modo, lo scimpanzé mutante capisce i suoi errori e si rende conto di non essere migliore degli umani che hanno, involontariamente, causato il suo incidente. In uno degli episodi più divertenti della serie, Dexter libera involontariamente il mostro noto come Bad Dextra. E per combatterlo, il ragazzo non ha altra scelta se non quella di rivelare il suo laboratorio segreto ai suoi genitori e chiedere a loro aiuto. La famiglia si unisce per combattere il mostro. Inizialmente vengono battuti dalla forza schiacciante del mostro, ma unendo le forze con la scimmia, alla fine sono in grado di sconfiggere la creatura mostruosa. Da bravo figlio però, Dexter cancella ogni ricordo da parte dei suoi genitori, ma anche la scimmia usa lo stesso dispositivo su Dexter, facendogli dimenticare la vera identità del primate e le sue azioni eroiche, facendo sì che Mandark si prenda ingiustamente il merito della vittoria e di aver salvato la città. Dopo numerosi episodi e gang stravaganti, che se non avete visto vi invito a recuperare, ora passiamo al film del 1999. Un giorno, Dexter viene attaccato da un gruppo di robot che credono che sia stato lui a salvare il futuro. Distrugge robot e usa la sua macchina del tempo per viaggiare nel futuro e capire cosa sta succedendo. Diversi anni dopo, Dexter e Mandark, ormai adolescenti, lavorano in un'importante azienda globale conosciuta semplicemente come Corporation. Il loro compito è quello di generare idee innovative per creare un futuro migliore. Dexter si rivela un individuo eccezionalmente creativo, generando costantemente idee nuove e brillanti, mentre Mandark lotta con un blocco creativo incapace di eguagliare l'ingegno di Dexter. Così lui ruba le idee di Dexter e le presenta come proprie ai dirigenti dell'azienda, permettendo a Mandark di scalare i ranghi. Alla fine Mandark prende il controllo dell'intera azienda. Ora è diventato l'individuo più ricco e potente del pianeta. Durante questo periodo, il mondo subisce significativi progressi tecnologici e trasformazioni sociali. Come parte di questi cambiamenti, i nomi delle persone vengono sostituiti con numeri identificativi, spogliandoli della loro identità individuale. Sotto il governo di Mandark, coloro che lavorano direttamente sotto di lui sono trattati come schiavi, costretti ad obbedire ad ogni suo capriccio, ovviamente sotto la minaccia di punizioni fisiche. Anche Dexter, nonostante la sua genialità, non è riuscito a sfuggire a questo terribile destino. Gli viene assegnato il numero 12. E è sottoposta alle regolari torture di Mandark. Con il passare del tempo, queste brutte esperienze hanno influito su Dexter, trasformandolo in una versione più debole e vigliacca del se stesso di un tempo. Nonostante la sua vendetta nei confronti di Dexter, Mandark non è ancora riuscito a localizzare il protocollo atomico,
ossia la più importante invenzione di Dexter, ormai perduto da tempo. All'insaputa del futuro Dexter e Mandark, la versione più giovane di Dexter viaggia avanti nel tempo per vedere il futuro, e crede anche di averlo già salvato, siccome il notevole progresso tecnologico. Tuttavia, una volta arrivato nel futuro, si ritrova nella sua casa, ma ora è occupata da estranei che lo denunciano alla polizia. Le autorità hanno intenzione di imprigionarlo e costringerlo ai lavori forzati, ma fortunatamente Dexter riesce a sfuggire alla polizia. Purtroppo, la sua fuga è di breve durata, perché incontra un robot che lo riconosce come numero 12. Dexter capisce che il robot si riferisce al suo futuro sé e permette al robot di portarla a quella che credeva fosse la sua azienda. Quando incontra il suo futuro sé, Dexter rimane molto deluso, così ricorda a se stesso, più anziano, la sua identità di ragazzo geniale. Spita, come puoi permettere che quello sciocco arrogante di Mandarka ti comandi a bacchetta? Tu tremi come un coniglio al solo suono della sua voce! Non sei soltanto un numero, tu sei un genio, un vero genio! Riesce a convincere con successo numero 12 ad unire le forze con lui per rovesciare l'impero di Mandark. Numero 12 recupera i suoi cari guanti, che contengono il protocore atomico, nascosto da tempo. I due intraprendono un viaggio nel tempo per incontrare i loro vecchi sé, sperando di scoprire la verità sulle loro azioni eroiche e su come hanno salvato il futuro. Involontariamente però, numero 12 ha lasciato indietro l'atomo, consentendo a Mandark di recuperarlo. Allora arrivo nel lontano futuro, numero 12 e Dexter si ritrovano all'interno di un museo a loro dedicato, e con grande sorpresa si imbattono in Mandark, o ciò che rimane, il cervello. Sembra che Mandark abbia perso la sua forma fisica in circostanze misteriose e sia stato imprigionato nel museo da allora. Il curatore del museo subito riconosce i due come il grande leader Dexter. Questo incontro porta alla scoperta di un luogo straordinario chiamato Dextopia, ossia il regno futuro e utopico di Dexter, dove gli abitanti godono di felicità, buona salute e di un comodo accesso alla tecnologia avanzata. Il curatore guida i due al palazzo dove vengono accolti da una voce potente che si rivela essere appartenere al loro fragile e vecchio se stesso del futuro. Buongiorno! Il vecchio Dexter dice che non ricorda come ha salvato il futuro, così il trio decide di viaggiare ancora una volta per incontrare il loro sé di mezza età e scoprire finalmente la verità. Dexter, numero 12, e il curatore si ritrovano in un laboratorio distrutto. E come se non bastasse, anche il mondo intorno a loro è una terra desolata e devastata. Il trio si imbatte in un villaggio abitato da individui definiti come idioti. Caso lei saprebbe spiegarci con esattezza dove ci troviamo e che cosa sta succedendo in questo luogo? E il giovane Dexter cerca di fornire a loro il fuoco, ma i loro sforzi vengono rapidamente interrotti da una legione di robot. Tuttavia, proprio quando la speranza sembra persa, un misterioso e potente eroe sconfigge i robot salvando il villaggio. Presto si rendono conto che il potente eroe non è altro che il Dexter di mezza età, conosciuto come Action Dexter. Secondo lui, quando numero 12 tornò dal suo viaggio, con i suoi sei passati e futuri, lui scoprì che l'atomo era stato rubato da Mandark. Numero 12 aveva lasciato il nucleo incustodito prima di partire con Dexter. Mandark però per sbaglio ha impostato il flusso sul negativo, e questo ha avuto un effetto disastroso sulla sua mente, già contorta di suo. L'energia negativa ha trasformato Mandark in un essere malvagio e affamato di poteri, dandogli anche i mezzi per schiavizzare la Terra. Mandark divenne il sovrano supremo del mondo. Così numero 12 cercò rifugio nel sottosuolo. Nel frattempo, in superficie, le energie negative provenienti dal nucleo hanno fatto sì che gli abitanti si trasformassero in idioti. Quando lui riemerse dopo anni di intenso lavoro fisico e di scavo, era diventato potente e muscoloso, ma rimase scioccato nel vedere il mondo distrutto. Numero 12 così ha iniziato a combattere i robot. Dopo aver ascoltato la storia, Dexter decide di porre fine al regno malvagio di Mandark una volta per tutte, ma prima devono recuperare l'atomo. Quindi costruiscono questo robot che permetterà loro di rompere nel castello e recuperare il nucleo. Arrivano finalmente al castello di Mandark e ingaggiano un combattimento con il suo esercito di robot. Nel frattempo, Mandark viene avvertito della loro presenza. Dexter riesce a superare le difese del castello e a raggiungere la camera di Mandark. Il giovane Dexter e Mandark ingaggiano un infantile scambio di scazzottate. Intanto numero 12 viene facilmente sopraffatto dal Mandark futuro. Il Dexter muscoloso invece combatte con il grassone Mandark e il vecchio Dexter deve affrontare il temibile cervello di Mandark. Si impegnano in una battaglia di insulti meschini. Mentre i Dexter lottano per raggiungere il pulsante, improvvisamente Didi, che ha viaggiato nel tempo, appare dalla macchina del tempo di Dexter, mentre lei cammina accanto ai cattivi Mandark, essi tornano brevemente ad essere quelli di un tempo, e si innamorano di nuovo di lei. Didi nota il pulsante del flusso positivo, e spinta dalla sua innata curiosità, lo preme.
Questo le permette di salvare il futuro con il flusso positivo, ripristinando il mondo, e gli esseri umani riacquistano la loro intelligenza. I Mandark, ormai sconfitti, vengono rimandati al loro tempo, mentre il Signore Supremo Mandark incontra la sua morte, lasciando dietro di sé solo il suo cervello. Il castello si sgretola, ma i Dexter sono delusi nel rendersi conto che è stata Didi a salvare il futuro, rubando a loro la gloria. Dopo la sconfitta di Mandark, Action Dexter decide di utilizzare l'atomo per migliorare l'umanità. Tutte le diverse versioni di Dexter ritornano alle loro rispettive linee temporali, salutandosi a vicenda. Action Dexter si assume anche il compito di localizzare il cervello di Mandark e di metterlo in un barattolo come punizione per i suoi crimini, diventando così il robot che abbiamo visto nel Museo del Futuro. Avete mai visto questa fantastica serie? E se sì, scrivetemi nei commenti il vostro episodio preferito. Iscriviti al canale per altri video come questo e lascia un like per supportarmi. Alla prossima!